off-road, strade bianche, per scoprire il territorio circostante immersi nella natura ed è un'esperienza super. Poi la nostra fortuna è dove ci troviamo. Ciao Westwing, io sono Lapo Mazzei e benvenuti al castello di Fonterutoli. Ci troviamo nel cuore del Chianti Classico, fra Castellina in Chianti e Siena, in un posto per la mia famiglia magico. Noi siamo qua dal 1435, ma Fonterutoli esiste dal Medioevo e, come dire, nostro obiettivo e missione quotidiana è cercare di preservarne la storia, il carattere, l'atmosfera, ma anche ovviamente di renderlo conosciuto in tutto il mondo. Castello di Fonterutoli è un borgo, è un villaggio dove c'è il cuore della nostra produzione vitivinicola, ma dove ancora oggi vivono e risiedono famiglie del posto che hanno le loro piccole attività imprenditoriali come artigiani, scultori, fabbri che lavorano ancora oggi come allora il ferro e tutte le leghe. All'interno abbiamo sviluppato questo, chiamiamolo, albergo diffuso, che sono 19 camere in 5 blocchi sparsi all'interno di questo posto magico e poi le nostre ulteriori attività ricettive, quindi dal ristorante, all'Osteria di Fonterutoli, al nostro bar, wine bar, l'enoteca e poi a 5 minuti di distanza la cantina Castello di Fonterutoli, che è un motivo di orgoglio per noi, per la nostra storia vitivinicola, perché rappresenta una delle eccellenze del territorio. Qui a Fonterutoli abbiamo una produzione prevalentemente legata al Sangiovese, che è il vitigno autoctono per definizione. Copriamo in maniera esaustiva, oserei dire, tutta la gamma dei Chianti Classico, quindi con tre vini Chianti Classico, Riserva e tre Gran Selezioni, che è la punta di diamante della denominazione. Oltre a questo produciamo i nostri due Super Tuscan, che sono due vini molto iconici della nostra azienda, che sono Siepi e Concerto di Fonterutoli. Sicuramente una cosa per esempio che a me colpisce molto è questo utilizzo del grigio assieme a questo arancione rosso, che è un colore che si ritrova molto in questo ambiente. E poi nella fascia più alta delle nostre camere mia zia ha voluto, come dire, dare un tocco ai bagni di forte personalità dove era possibile anche avendo una vasca esterna all'interno della camera, distaccata dal bagno. Offriamo la possibilità di visitare la cantina e di degustare i nostri vini con dei percorsi anche a seconda di quelli che possono essere gli interessi dell'ospite, chi vuole una ricerca, una degustazione più tecnica, chi vuole fare un'esperienza piacevole e quindi questo anche abbinati a esperienze gastronomiche. Una degustazione presso la nostra osteria con piatti e vini in abbinamento per scoprire il territorio circostante immersi nella natura ed è un'esperienza super. L'olio è un qualcosa a cui siamo legatissimi, abbiamo una nostra produzione, abbiamo i nostri ulivi e abbiamo deciso di farne comunque un fiore all'occhiello. Ovviamente si parla di una produzione di nicchia. Poche bottiglie ma di altissima qualità. La lavanda è ed era la passione di mia nonna Carla Mazzei, la quale aveva iniziato una sua linea di prodotti con la lavanda del Chianti, una lavanda che coltiviamo noi a 600 metri sopra Fonterutoli. Uso una parola che potrebbe, come dire, sembrare ridondante ultimamente, però è l'unicità, perché noi non siamo né un resort né un albergo, ma siamo veramente una situazione di esperienza diffusa all'interno di un borgo che ha una sua vita, una sua anima, perché si incontrano persone che ci vivono, perché ci si scambia quotidianamente con il tram tram della vita di un villaggio e questo rende il tutto, offre un fascino diverso, è qualcosa di difficilmente replicabile e a suo tempo anche spiegabile. Infatti io invito sempre chi incontro, chi mi chiede, eccetera, di venire a provare l'esperienza di un qualche giorno trascorso a Fonterutoli.
Grazie a tutti per avermi seguito. Se ci sono curiosità o domande, potete scriverci qua. E vi aspettiamo ovviamente al Castello di Fonterutoli. A presto, ciao West Wing.